Arthur, un ex archeologo britannico, torna in Italia dopo essere stato rilasciato dal carcere. Era stato arrestato per aver rubato reperti dalle tombe per venderli a un mercante d'arte di nome Spartaco. Va a visitare Flora, la madre della sua ex fidanzata Beniamina, nella casa di famiglia, dove incontra anche la domestica e studentessa Italia. Beniamina è scomparsa da un tempo imprecisato, ma sua madre è convinta che un giorno tornerà. Le sorelle di Beniamina sono stanche di vedere Arthur vivere a scrocco della madre e cercano di trovargli un lavoro, che lui rifiuta. Arthur, privo di un cappotto decente e di un riscaldamento adeguato nella sua capanna, prende un raffreddore. Il giorno dopo, la madre di Beniamina manda Italia da Arthur per portargli del caffè. Mentre lei guarda in giro, Arthur scopre che i suoi reperti, che aveva seppellito sotto un albero, sono scomparsi. Va al covo della sua banda. Confrontati, restituiscono i reperti rubati e tentano di riconciliarsi con lui. Arthur inizialmente li respinge, ma li accompagna alle celebrazioni dell'Epifania in città. Durante il festival, un contadino si avvicina a loro per chiedere di localizzare una tomba sulla sua terra. Gli amici di Arthur accettano di cercarla. Alla fattoria, Arthur, la sua banda, anche loro tombaroli, e una giovane donna di nome Melody cercano la tomba, che Arthur localizza usando un bastone da rabdomante e attraverso le sue chimere, visioni che sperimenta stando sopra una tomba. Arthur finge di essere malato, in modo che i suoi amici possano spaventare il contadino e tornare più tardi nella notte per scavare i beni funerari etruschi. Arthur e i suoi amici continuano a saccheggiare tombe, raccogliendo reperti da vendere. Arthur e Italia diventano intimi col tempo, e una notte, mentre ballano sulla spiaggia, Arthur le esprime il suo interesse romantico. I suoi amici decidono di fare il bagno nudi, ma vengono fermati quando Arthur ha una visione, localizzando una tomba. Quando Italia si rende conto che Arthur e i suoi amici sono tombaroli, minaccia di chiamare la polizia. Cerca di fare appello ad Arthur, chiedendogli cosa penserebbe Beniamina di lui. Gli altri la liquidano, dicendole che Beniamina è morta. Sconvolta, Italia se ne va. Dentro la tomba, Arthur e i suoi amici trovano la statua di Artume. I suoi amici decapitano la statua nel tentativo di spostarla fuori dalla tomba. Sentendo le sirene della polizia, Arthur e i suoi amici fuggono con la testa della statua, ignari che le sirene fossero un trucco di un altro gruppo che tentava di rubare i reperti. La famiglia di Flora scopre che Italia nascondeva segretamente i suoi figli nella sua stanza per prendersi cura di loro e la cacciano di casa. Melody li porta a trovare Spartaco, che è sua zia. La banda trova Spartaco su una barca, mentre gestisce un'asta per vendere il resto della statua. Tentano di contrattare con lei, usando la testa come ricatto. Lei chiede di vedere la testa per verificarne l'autenticità. Arthur gliela mostra, ma poi cambia idea e la getta in acqua. Furiosi con Arthur, i suoi amici si separano da lui. Senza casa, dopo che la sua capanna è stata smantellata dalla polizia, e per strada incontra la figlia di Italia, Colombina. Lei lo porta da sua madre, che ora vive in una stazione ferroviaria abbandonata a Riparbella con altre madri single. I due si riconciliano e si baciano, ma lui se ne va di nuovo la mattina successiva. Arthur si unisce al gruppo di tombaroli che in precedenza si erano finti poliziotti. Dopo aver localizzato un tunnel e su insistenza del gruppo, Arthur entra con riluttanza. Il passaggio si chiude dietro di lui, intrappolandolo all'interno. Infine, ha una visione in cui si riunisce con Beniamina. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.